Ciao, sono Boris, titolare del Centro Disinfestazione Marche, un'azienda che ha lo scopo di aiutare privati ed aziende a risolvere il problema con i vari tipi di infestazione. Quest'oggi vi parlerò di vespe e calabroni. Nel mondo esistono centinaia comunque di specie diverse di vespe, ma soltanto alcune sono considerate comunque dei veri e propri parassiti. Le vespe vivono all'interno di favi, che sarebbero i loro nidi, e non producono miele, a differenza comunque delle api. Si nutrono prevalentemente di carne e di altri insetti, di sostanze zuccherine e vegetali. Appartengono alla famiglia delle vespe anche i calabroni e possono essere anche definiti delle grosse vespe. Esistono più che altro due specie diverse all'interno dell'Europa, la vespa comune o vespa vulgari e la vespa tedesca o vespa germanica. Esiste un'altra specie di vespa chiamata vespa vasaia, ma a differenza delle altre vespe creano dei nidi appesi a grondaie e balconi e fanno un unico favo ed è tra le specie infestanti meno aggressive. In generale le vespe una volta all'interno preferiscono creare dei nidi all'interno dei soffitti, intercapedini o cassettoni delle tapparelle, mentre invece all'esterno possono annidarsi in cavi degli alberi e nei cespugli. Il problema principale è dovuto essenzialmente a problematiche sociali dettate dalla puntura che questo insetto può provocare in persone allergiche, che può essere addirittura letale. Le reazioni alla puntura delle vespe possiamo classificarle in dolore immediato, gonfiore localizzato nella zona appunto attorno alla puntura, un rossore ed un prurito. Nel caso in cui avessimo questi sintomi sarebbe preferibile consultare direttamente il medico. Una delle soluzioni per evitare punture di vespe e calabroni inizialmente è cercare di non lasciarsi prendere dal panico e comunque cercare di evitare comunque profumi intensi e dolci ed evitare anche di vestirsi con colori sgargianti. Altre soluzioni contro questi tipi di insetti possono essere meccaniche, andando a prendere direttamente il favo, chiaramente comunque vestiti in maniera adeguata, andando a cercare di togliere sia la regina che le vespe operaie. Un'altra soluzione potrebbe essere andando ad utilizzare degli attrattivi dove vengono queste vespe e calabroni vengono attirate da delle sostanze specifiche in modo tale da intrappolarle e limitare la proliferazione, oppure andare ad utilizzare degli insetticidi a base di piretroidi. Per qualsiasi richiesta o domanda potete contattarci tramite i nostri social o attraverso il nostro sito internet www.cdmdisinfestazione.it.